Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo canale. Come prima cosa mi dedicherò a ricaricare qui le recensioni precedentemente caricate sul canale KK Team. Quindi, presto troverete, oltre a questo video, anche la recensione di Sword Art Online e la recensione di Kojikan. La rubrica quindi cambia nome. Non si chiamerà più l'angolo otaku, ma semplicemente otaku, o meglio ancora, non avrà un vero e proprio titolo, in quanto è la serie principale di questo canale. Dopo questa piccola presentazione, passiamo alla parola giapponese. Questa volta parliamo della parola otaku. In Giappone la parola otaku ha un significato dispregiativo che identifica quelle persone che hanno un'ossessione per anime, manga e videogame, un po' come accade qui quando si utilizza la parola nerd per infastidire qualcuno. In Europa la parola otaku identifica tutte le persone che hanno interesse negli anime e nei manga e che hanno una buona cultura su di essi, non ha quindi un significato dispregiativo. Bene, adesso passiamo ai vostri disegni. Il primo me lo manda Francesca ed è un disegno di Erza da Fairy Tail. Il secondo disegno invece ce lo manda Fabio e rappresenta Lucci di One Piece. Vi ricordo che potete mandarmi i vostri disegni all'indirizzo email realkhteam@gmail.com inserendo nella mail il vostro nome, o se preferite nickname, il nome del personaggio che avete disegnato e da che anime proviene, visto che potrei anche non conoscerlo. Un'ultima cosa prima di lasciarvi alla recensione. Questo video è stato riadattato per essere caricato su un canale differente da quello del KK Team, anche perché, essendo il primo, dovevo spiegarvi un po' di cose. I prossimi due video probabilmente non subiranno modifiche, quindi probabilmente ci saranno ancora riferimenti alla rubrica L'angolo otaku, ma vi ripeto che i prossimi video li troverete su questo canale e che sul canale KK troverete soltanto video fatti dal KK Team e non più video fatti da me in solitaria. Bene, direi che mi sono soffermato anche troppo, vi lascio la recensione di Toradora e la nostra piccola prova di doppiaggio. La recensione dell'anime è basata sulle mie impressioni e sulla mia personale opinione riguardo ad esso. Potrebbero essere presenti piccoli spoiler riguardanti la trama. C'è qualcosa in questo mondo che nessuno ha mai visto. È qualcosa di gentile e molto dolce. Probabilmente, se la si potesse vedere, la vorrebbero tutti. Ma è proprio per questo che nessuno l'ha mai vista, perché questo mondo l'ha nascosta molto bene, in modo che sia difficile da ottenere. Prima o poi qualcuno la troverà. Solo una persona destinata ad averla riuscirà a trovarla. È così che è stabilito il destino. Toradora è una serie di light novel giapponese di genere comico-romantico scritta da Yuyuko Takemiya e illustrata da Yasu. La pubblicazione di 10 volumi è iniziata in Giappone il 10 marzo 2006 per terminare il 10 marzo 2009, esattamente 3 anni dopo. In Giappone ha avuto un grande successo con più di 3 milioni di copie vendute. Da questa novel è stato tratto un anime trasmesso in Giappone da TV Tokyo e un manga pubblicato dall'editore MediaWorks. L'anime comprende 25 puntate, mentre del manga non si sa ancora quanti siano i volumi totali, ma si pensa che siano 10. In Italia l'anime è stato distribuito dalla Dainit e trasmesso in prima visione dal 28 aprile 2011 su Rai 4. Il DVD in vendita in Italia, fortunatamente, contiene anche l'audio in giapponese ed i sottotitoli in italiano. Dico fortunatamente perché il doppiaggio italiano di questo anime non è dei migliori. Al contrario, i doppiatori giapponesi sono veramente bravissimi. Se siete per esigenti come me e non vi accontentate della risoluzione DVD, potete trovare in rete la versione in alta definizione in lingua giapponese con sottotitoli italiani. In totale i personaggi più importanti sono 5, 2 maschi e 3 femmine. Le doppiatrici giapponesi delle 3 ragazze sono anche delle cantanti, infatti tutte le sigle di apertura e di chiusura dell'anime sono cantate da loro. La trama ruota inizialmente attorno a Takasu Ryuji, uno studente delle superiori che sta per iniziare un nuovo anno scolastico. Purtroppo, a causa del suo sguardo cattivo, viene etichettato da tutti come un delinquente, mentre in realtà è un bravissimo ragazzo. Infatti, si prende cura della madre e tiene pulita la casa. Questo anche perché Ryuji ha una strana ossessione per la pulizia, non sopporta vedere una stanza in disordine o qualcosa di sporco. La serie comincia con il primo giorno di scuola, dove Ryuji scopre di essere di nuovo in classe col suo migliore amico, Yusaku Kitamura, e con una ragazza per cui è una cotta, Minori Kushida.
camminando per i corridoi incontra, o per meglio dire si scontra, per caso con la ragazza più temuta dell'istituto, Aisaka Taiga, l'opposto di Ryuji. All'apparenza è molto carina e data la sua bassa statura appare debole in difesa, niente di più sbagliato. Infatti è temuta da tutti a scuola per il suo temperamento molto violento e il suo carattere scontroso. Come se non bastasse, è estremamente disordinata. Non voglio spoilervi oltre, ma vi assicuro che se cercate una storia che sia allo stesso tempo seria e divertente, questo è l'anime perfetto. Ha la capacità di alternare momenti comici a momenti tristi e riesce a trasmettere a chi guarda i sentimenti dei personaggi. Ho molto apprezzato come Takemiya, la scrittrice, sia riuscita a trovare il perfetto equilibrio tra parti divertenti e parti serie, senza esagerare con le situazioni. Infatti, ogni cosa che accade nell'anime potrebbe normalmente succedere nella realtà. Non ci sono scene assurde o impossibili, tranne una piccola cosa che però secondo me ci sta. Come ho già detto, suggerisco la visione in lingua originale, dato che se da una parte i doppiatori giapponesi sono bravissimi a trasmettere le emozioni dei personaggi, i doppiatori italiani riescono più o meno a trasmettere le stesse emozioni che può trasmettere una cipolla. E se pensate alle lacrime, sicuramente non sono causate dagli avvenimenti, ma da come il doppiaggio scadente li abbia resi privi di sentimento. In Giappone sono stati anche pubblicati 3 volumi aggiuntivi della Nove, chiamati Toradora Spin-Off, di cui però non so dirvi nulla, dato che non sono ancora arrivati in Italia. Per quanto riguarda la novel originale, non siamo messi meglio, in quanto il primo volume è uscito in Italia il 2 novembre 2012 e non si sa nulla riguardo all'uscita dei volumi successivi. Dato il grande successo della serie, in Giappone è andata in onda dal 4 settembre 2008 al 28 maggio 2009 una serie radiofonica via internet chiamata Toradora Radio, condotta dai doppiatori di Ryuji Takasu, il protagonista, e Ami Kawashima, una degli altri personaggi principali. Non so di preciso di cosa parlasse questo programma, ma aveva la funzione principale di promuovere l'anime e la novel. Dalla serie è stata anche tratta una visual novel prodotta dalla Namco per la PSP, pubblicata nel 2009. Ovviamente questo gioco non è mai stato tradotto né in inglese né in nessun'altra lingua. In Giappone è uscito anche un cofanetto Blu-ray che contiene tutti gli episodi, più un episodio inedito, che è però reperibile su internet dal titolo Bento no Gokui. Si può trovare facilmente cercando l'episodio 26, anche se questa numerazione è sbagliatissima, visto che l'episodio è scollegato dalla trama e potrebbe essere inserito intorno alle prime puntate, sicuramente non dopo la fine. Oltre a questo episodio inedito, ci sono altri 4 episodi, della durata di 5 minuti ciascuno, chiamati Toradora SOS, che vedono le versioni cosiddette chibi dei personaggi principali, intenti a parlare di cibo. Come si può intuire, questi 4 episodi sono completamente scollegati dalla trama principale e non sono stati accolti positivamente dai fan della serie, vista la loro monotonia e ripetitività, ma d'altronde sono solo 4 puntate da 5 minuti. Concludo questa piccola recensione consigliandovi assolutamente di guardare questo anime, che a me personalmente ha molto colpito.